apertura noi abbiamo un documento proprio che ci mostra come nasce proprio una fake news, un esempio eloquente che riguarda addirittura il reddito di cittadinanza. Vediamo. Ebbene, noi siamo in grado di mostrarvi chi ha sparso la fake news. €1.000 presso i circoli del Movimento 5 Stelle. Sì, fallo. Oppure bisogna compilare un voto andando sul sito del Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini interessati affrettatevi, abbiamo pochissime disponibilità e prendiamo per il culo così. Sono in un castello in Piemonte. Sono nel castello di Capra bella, non mancare. Amico di Buffon. E ti ha fatto gli auguri, il capitano? Lo chiamiamo. Chiamiamolo. No, vecchio Buffon, adesso entri anche in un filmato immortale del mio giornale. Buffon è contento della rivelazione, sforza le sue conoscenze. Da morire e quella che vende i quadri mi sono mandato un entusiasmo interiore. E a proposito di entusiasmo interiore, ma qui c'è una puzza di merda incredibile. Ammetto tutto, sono stato io. E mia la fake news, che vuol dire poi falsa notizia. Siete voi quelli che non capite un cazzo.